Cari amici di GameStime, io sono Aldo. E io sono il caro Riccardo. Come sempre, qui siamo sulla prima esclusiva per il nostro canale, ovvero Little Big Planet number 3. Number 3, assolutamente. Ma quanto poliglottismo. Esatto. E questi sono i nostri personaggi. Allora, come potete vedere, sono anche i personaggi nuovi. Esatto. Di questo Little Big Planet, che è il primo non sviluppato da Media Molecule. Ecco, se Riccardo la smette di picchiarmi innanzitutto. No, mi sto divertendo, sono mezz'ora. Lo sta facendo una mezz'ora, voi non lo sapete. Io faccio. Tra l'altro, era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Appunto. E invece continuo a picchiare. Io faccio cose. Guarda, io direi di cominciare subito invece di perdere tempo così, sì, a vedere qualche missione. Attenzione che... Allora, finalmente, signor Riccardo. Si comincia a giocare, finalmente. Sì, andiamo, sì, sì. Allora, io sono il minatore. Abbiamo trovato anche altri pezzi di personalizzazione. Deve andare oltre, cioè deve spostarsi sul piano. Ecco, adesso vado avanti. Ah, ok, perfetto. Deve spostarsi sul piano, signor Riccardo. Lei non ha mai giocato un Little Big Planet, non può sapere. Lo so. Purtroppo... il mio passato boxaro non mi ha permesso. Passato, vero? Sì. Ci sto prendendo la mano, attenzione. Bene, bene. Attenzione. Salti meglio di un saltafosso. Certo. Un saltafosso. Andiamo avanti, andiamo a vedere cosa lei non lo sa. Riserva. Com'è lo stile grafico di questo gioco? Molto bello, signor Aldo, a me piace. Sì, molto, sì, molto colorato, molto allegro. Io finalmente ogni tanto ci distacchiamo da questa violenza incredibile, sì, che caratterizza. Attenzione, poi ci si può arrampicare. Aspetta, prendiamo queste cose. E poi saltare, basta. Faccia lì, signor Riccardo. Signor Riccardo, ci penso io, signor Riccardo. Niente. Ci penso io. Eccolo qua. Vabbè, io ci ho provato. Lo stile, l'esperienza. L'esperienza, sì, sì. Oh, altri oggetti. Non l'ho preso. Ok, adesso sì. Ma tipo, noi stiamo facendo a gara o possiamo pure. No, cioè, fondamentalmente è cooperativa, però alla fine esce. Punteggio. Questo è Newton, questo è Newton che ci fa strada. Io non ho preso praticamente manco un oggetto. Attenzione. No, oggetti, oh! Attenzione che ma perché riesci a prendere tutto? È pericolosissimo. Ma come fai? È mi svegli i segreti. E vabbè, ma non è possibile, non riesco a prendere niente. È stato derubato. Cosa fa? Attenzione. Perché succede? Attenzione che questi adesso bisogna calcolare il salto. Eccoci qua. Addirittura. Proprio numeri. Eccoci qua. Io non ho calcolato assolutamente nulla. Ma non importa. Andiamo. Te lo spiace con testa. Ma sono troppo esperto per, sì, per cascarci. Adesso prendiamo questo cubo. Si levi di là, signor Aldo. Dobbiamo cercare di saltare. Le posso dare fastidio. Salire, eccoci qua. Ma mi vuole lasciare uno. Oh, attenzione. Skills. Ma perché mi tira giù, signor Aldo? No, ce ne serve una. Aspetta, ecco, prendiamo questo. Io tanto la schiaccio. Ah, questo è per salire sopra. Aspetta, fermo. Prendiamo questo. Nel frattempo la tiriamo. Lei trascini l'altro. Che cooperativa, incredibile. Ok. Andiamo sopra. Se ci riesco, magari. Vada. Oh, attenzione. Riccardo, lei indietro, molto male. Mi aspetti. Male. Attenzione, ma perché lei è più veloce di me? Lo stile. No, questo sono i bug. Attenzione, l'ha raccolto uno in più di me, signor Aldo. Com'è possibile? No. Che cosa succede? Oh, aspetta, dovrà piccarci sta bestia. Ma non ci arriviamo, signor Aldo. Aspetta, oh, sì. No, perché vi lascio indietro? Ecco, questi sono i momenti imbarazzanti dei gameplay live. Ok, ci siamo. Io prendo questi, ecco, non ce l'ho fatta. Ne abbiamo lasciato uno, signor Aldo, siamo veramente torniamo. Scarsi, non si può. Indietro. Ma perché? Sono fregato, devo ricominciare. No, sì. Perché? È perché non ce la faccio, non ci arrivo. Vai, ci sono, signor Aldo, eccomi. No, dobbiamo prenderli. Ma li abbiamo scansati tutti. Attenzione, Riccardo, si concentri, io ne prendo due, numeri. Filmati, cose. Attenzione, mi hanno incastrato. Siamo incastrati, signor Aldo. Ecco. Allora, andiamo avanti, andiamo. Sì, io sono sempre cappuccetto. Signor Riccardo, perché non si mette un bel cappuccio in testa come me? Ma io guarda quanto. Vabbè. Questo in effetti. Se riesco a colpirla, però. Eccoci qua. E lei la deve finire. Andiamo avanti, ecco. Il Turbinator, attenzione. Il primo grande rivale, secondo me. Cos'è? Il primo boss? Come già funziona? Boss fight? No, ma non penso, raga. Pure ieri funziona. Invece no, niente boss fight. Turbinator. Ah, abbiamo una pistola alla fine. Sembra la Regan di Call of Duty Black Ops. Andiamo a vedere. Ovviamente l'ha prendito. Io ce l'ho anch'io. Attenzione, sono commosso. È un phone praticamente. E cosa servirà mai? Vediamo un po'. Ah, ecco qua. Guarda. Possiamo far girare queste cose per attivarle. È molto bello, signor Aldo. Allora facciamo. Sì. Vediamo un po' questo Turbinator. Attenzione. Turbina. Attenzione che abbiamo spostato queste cose. L1 cos'è? L1 forse cambia il verso, forse.
Oh, quanti oggetti ma ho raccolto. Ma perché? Io sono sempre, rimango sempre indietro, non c'è niente da fare. Attenzione, guarda quanti oggetti ci sono. Dai, il mio... La mia incompetenza è veramente raccapricciante in questo gioco, vero, mamma mia. Ah, vado dall'altra parte, vado dall'altro lato. Vado. Allora. E lo richiami a sé. Cosa? Lo richiamo? Sì, richiami. Sì, magari... Al mio 3, 1, 2, 3. Richiami. Bene. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Faccia. Attenzione che qua, aspetta, tu vai dall'altra parte. Aspetta, bisogna raccogliere altri oggetti, mi sa. No, perché ha attivato? Non l'ho fatto apposta. Come non l'ha fatto apposta? Non lo fai, no. Ci sono altri oggetti, bisogna prenderli. Ma aiuto, se ne sta andando. Ma io me ne frego poco. No! E vabbè, no. Cosa io, succede? Io sono qui sotto. È caduto. Forse la devo raggiungere, Sioraldo. Sì. Okay. Oh, finalmente. Villa Rammendo. Oh, l'ho distrutta, Sioraldo. Ma tanto per cambiare alla fine. Però nessuna vita persa, vita, attenzione. Ricompensa. Lei subito voleva ammazzarsi nell'ultima parte. Per cominciare. Mescolando il sugo. Signor Riccardo, cosa vuole fare? Signor Riccardo, vi spinge così? No! Signor Riccardo, ma dovremmo cooperare. Ma... E invece intanto a metterle il bastone intanto, tra le ruote, no, intanto non prende la ricompensa per questa sua bullata. Oh, sono tornato, attenzione. Oh, nel frattempo saliamo, dai. La ringrazio per la morte prematura. Ma se io la spingo... Se io la spingo... Forse devo spingere. Ah, guarda che è veramente fatto bene. È un gioco molto sì, sulla sì, fisica. Sì, sì. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Bisogna eliminarlo questo. E invece no. E come ha fatto? I segreti. Io rido. Sono subito tornato in vita. Ma non è giusto. Perché devo aspettare sempre la mezz'ora? Attenzione, scale mobili. Andiamo subito. Ma là quella è una fornace o sbaglio? Sì. Dovremmo evitare di essere uccisi. Ma no, ma perché? Signor Riccardo, ma... Ma cacato anch'io, cosa succede? Vabbè, abbiamo fatto una bella figura, come sempre. Ma scusi, eravamo arrivati, signor Aldo. Ma non so perché non... Ma forse devo fare qua. Signor Riccardo, io non mi fido di questa forna. Signor Riccardo, non lo faccia. Già, c'ha ragione. Il signor Gino qui suggerisce dalla regia. No! Ah, c'era un'altra cosa da prendere. Che volo ha fatto, signor c'era Riccardo? C'era un'altra cosa da prendere. Cosa c'era da prendere, signor Riccardo? Un altro oggetto. Vabbè, ci provi lì. Olè. Oddio. Prenda. Prenda anche quei tre. Ci provo. Non vorrei. Dove va, signor Aldo? Ma non posso saltare. Ma come no? Non posso saltare fino là. Ma come no? Erano a fianco. Hush. Signor Aldo, lei è un incapace. Mamma mia. Eccoli, guarda. Non li avevo visti, mi scusi. Ma ce ne sono altri. Mamma guardi, mia, guardi, quanta guardi. Abbondanza di oggetti. Oh, molto bene. Questo lo prendo. Siamo tornati. Ma non è giù. Ma perché li trovo oggetti appena nasce? Devo dire che le ambientazioni di questo... Ecco. Ma io sono un imbecille. Ho fatto già una grande azione. Stavo descrivendo le ambientazioni molto belle, mi sono distratto. Ma un biliardino. Spari di no. Ah, vedi, io ci arrivo dopo a queste cose. Ma così... Venga. Io non so, questo Turbinator mi... Perché spara via gli oggetti? Vedi, perché questo Turbinator mi confonde molto. Riccardo, ho paura. Ho bisogno della sua compagnia. Bisogna correre, per Aldo, secondo me. Perché dobbiamo correre? Perché quella cosa mi sembra. Ah, scusi, aspetta, signor Riccardo, lo faccio arrivare su. Ecco, ok, bravo. Possiamo andare. Attenzione, signor Riccardo, qui. Ma... Ancora, signor Aldo, non aspetta. No. Allora, che cos'è sta roba? Attenzione. Oddio. Piano, che questa è importante. Ah, aspetti. Aia. Ho capito. Numeri. Cosa succede, signor Aldo? Non capisco, dove bisogna aspetta. Ah, bisogna girare. Ho capito, girare, sì, allora, sempre... ecco. Grande, signor Riccardo. Complimenti. Signor Riccardo, dovrebbe prendere l'altro. Abbiamo saltato un oggetto, signor Riccardo. Vabbè, siamo degli incapaci. Prenda tutto. Attenzione, venga qui, che adesso questa salta. Oh, la pentola. La bollenta. Vuol dire la pentola bollente, è uscito la bollenta. Stavo per cadere, attenzione. Oggetti forever, attenzione, signor Riccardo. Ora, non so con prima, calma. Nel primo di Little Big Planet, c'era un obiettivo, un trofeo, diceva di finire tutto il gioco senza mai morire, signor Riccardo. Non so se sarà possibile. Sì, in questo non ho idea. Gli ricordiamo che è la prima volta che noi giochiamo ai giochi quando glieli facciamo vedere, quindi non siamo veramente così scarsi. Anzi, Riccardo, dovremmo... Ma, attenzione, cosa succede? Come facciamo? È stata una bruttissima morte questa. Dobbiamo arrampicare, signor Riccardo. Mi meraviglio di lei. Mi meraviglio di lei. Signor Riccardo, salti. Prenda gli oggetti. Signor Riccardo, salti. No, signor Riccardo. Okay. Prenda gli oggetti. Continui. Attenzione. Arrivo. Ci siamo. Perché non riesco a saltare? Ecco. Lei ha molti problemi. Oh, ma perché non mi aspetta, signor Riccardo? Perché non lo so, problemi.
Io sparo il turbinetto, l'ammuzzo. Oddio. No, ma come ha fatto a saltare così in diagonale? È un imbecille. No, aspetta. Aspetti, Geraldo, posso farcela? Un gatto con... quello, su quello non avevo dubbi. Guardi. signor Riccardo, penso che non questo sia un problema. Verso... Riccardo, ho paura. Non posso spingerla. Mi lanciano gatti. Dobbiamo spingerli verso le pareti. Se okay. Uno da una parte, uno dall'altra. Vai, forza. Ok. Via. Ma questo è un omicidio di gatti. Perché l'internazionale della protezione degli animali non fa niente in questi casi? Il nulla. E mi sa che gli ho spaccato il di dietro. Ma di nuovo, signor Aldo. Ce l'abbiamo fatta. No, vabbè, ma è tanto inutile provare a... ovviamente la vita l'abbiamo persa. Beh, è colpa sua, signor Aldo. Sta per nascere un capolavoro. Ed eccoci. E allora, un altro livello. Ci stiamo drogando di livelli, non ci fermiamo più. Io penso che anche quando avremo finito di registrare continueremo a giocare, signor Aldo. Molto probabilmente. Ah, combo. Ah, quindi arriva più avanti. Little Big combo. Bene, quindi arriva più avanti. Adesso dobbiamo fare un salto. Uno, due, tre. Hush! Mamma mia, che cooperazione. Non abbiamo preso neanche un oggetto. Vabbè, io ovviamente li ho lisciati tutti. Ma perché mi picchia a tradimento? Geraldo, quando non se l'aspetta, Geraldo. Sì. Attenzione, forse un boss? No. Cosa succede? Ma sono una serie di pentole, padelle. Sì. Ora sei nei pastelli. E mi sa che questo... Oh mio Dio! Boss fight! Attenzione! Provi a girare queste cose. Usiamo il turbinator a occhio. Allora, vai, facciamo girare. Oddio, mi ha sfiorato. Non capisco a cosa serva far girare. Non lo so manco io. Oh, attenzione, bene. Saltiamo. Non so perché... Verso che... Che dobbiamo fare adesso? Non ho idea. Salta sul così. Sulla mano. No! Oh, sono morto. No, sono vivo. Non lo so che sta succedendo. Sta sparando degli oggetti, dobbiamo prenderli tutti. No. Ma Geraldo, lei è un incapace. Sono d'accordo. Questi però questi devono spingere fuori però, questi fanno male, mi sa. Le palle di fuoco. No, io penso che bisogna spingerli indietro. Ma occhio. No, io sono proprio, non ce la faccio. Impedito, io non ce la faccio proprio. Allora, signor Riccardo. Madonna. Ah! Sono stato sconfitto io. Ha colpito qualcosa. Attenzione, oggetti per noi. Nuovo oggetto audio. Come oggetto audio? Cosa vuol dire? Come facciamo? Signor Aldo, secondo lei? Io forse verso i cosi. Madonna, mi ha preso la palla di fuoco. Vai, mi spinga verso. Io non ho idea di come fare a sconfiggere questo boss. Ci stiamo mettendo un'eternità. Se noi riscaldiamo, riscaldi. Ecco, riscaldi. Prendi questo. Cosa sta succedendo? Ci ha massacrato. Stiamo perdendo non so come abbiamo fatto uccidere. Ah, ma stai facendo girare questi lui morito. Sì, vabbè, noi ce l'abbiamo fatta. È tutta questione di intuito. Tutta questione a caso. E quindi mescolando il sugo, noi possiamo direi concludere questo video. Sì. Ci vediamo di LittleBigPlanet 3, questa la prima esclusiva del nostro canale di GamesTime. E che dire, molto molto divertente, molto bello, vero, anche vero. Molto difficile, devo dire. No, molto difficile, però bello, stile grafico, bello. Poi io che ho iniziato a giocarci adesso mi sono trovato un po' in difficoltà, e forse lì neanche notato, penso che l'abbiano notato un po' tutti. Quindi, da il signor Aldo e il signor Riccardo, come sempre, è tutto, noi ci vedremo sicuramente settimana prossima, probabilmente con Just Dance 2015. Non vedete l'ora di vederci. Prestazioni che... sì. Attenzione, qualcuno si vuole unire a noi. Non utilizziamo. siamo veramente maledetti. Siamo antipatici. E quindi, al prossimo video, ragazzi, da Aldo e dal signor Riccardo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ragazzi.